Diciamo che avrei evitato volentieri di registrare questo video, ma a quanto pare per qualcuno la situazione non è abbastanza chiara e ci sta, anche perché nessuno ha voluto affrontare questo discorso e nessuno vi ha voluto dare delle risposte dirette e concrete. Così, raga, per quanto mi riguarda, io vi darò le mie risposte e le mie motivazioni. Per cui non sono e non sarò nella villa e per quale motivo il progetto O oramai non esiste più. Progetto bellissimo, ambizioso, super forte, si spaccava su praticamente qualunque cosa si toccava, qualunque gioco toccavi era il top, ok? E si immaginavano numeri a profusione, tutto bellissimo e quindi io voglio anche ringraziarli questi ragazzi perché comunque mi hanno fatto tornare la voglia di creare contenuti, di spaccare, insomma, la voglia di fare, ecco, mi era tornata grazie a loro. Andando avanti, poi esce fuori la questione villa, progetto sposato appieno di un mese a Roma, bellissimo, super faticoso perché, regà, quando entri in un contesto dove devi cucinare, lavare, pulire, tutte cose che normalmente in casa non fai perché c'è tua mamma, no? E quindi stai tutto bello comodo. In un contesto del genere è ovvio che ci sono delle difficoltà, però comunque le abbiamo superate egregiamente ed è stato bello anche per questo, sono sincero. Cioè, raga, è stato tutto molto bello anche a livello proprio di numeri, parliamo così, è stato un grandissimo successo, ma ce lo aspettavamo perché comunque lo sapevamo che siamo forti, no? Ok, eravamo forti. Passa il mese della villa, si continuano a fare gameplay, continuiamo a spaccare, fino a che comunque esce fuori di nuovo l'idea di una nuova villa. Questa volta però per un periodo molto più prolungato. E quando però si è parlato di questo periodo molto più prolungato, io raga ho dovuto dire, scusatemi raga, ma io per un periodo così lungo non posso, anche perché raga, io vi parlo con il cuore in mano. Io ho 29 anni, ho un progetto di vita, ok? Quindi ho in mente di comprare casa, quindi l'ho già comprata, dovrò fare i lavori, quindi dovrò seguire lavori, ho intenzione di fare una mia famiglia, no? Perché è giusto che comunque a 29 anni tu inizi a pensare anche a queste cose e non solo ai videogiochi, perché sì, per me YouTube e Twitch sono un lavoro. Però oltre a questo c'è anche la vita e non bisogna farsi, non bisogna isolarsi e dire ok, per me il mio mondo è solo il videogioco, è solo YouTube, per me contano solo i numeri, il resto è trascurabile. No, raga, perlomeno per un periodo per me era così. Poi mi sono reso conto che trascuravo troppo le persone di fianco a me, come appunto la mia famiglia, la mia ragazza, mia nonna, i miei amici, i miei hobby, il mio corpo, la mia persona, tutto quanto, raga, trascuravo. E detto sinceramente, raga, dopo un anno di pandemia, io non me la so sentita di recludermi nuovamente in una villa, stare lì come una macchina a registrare, a fare, 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 perché obiettivamente, raga, non lo reputo poi così necessario. Per me YouTube rimane un lavoro, rimane un posto dove posso condividere le mie passioni e dove posso fare contenuti a prescindere dai numeri, ok? Cioè io vi porto un contenuto perché voglio farlo e non perché so che quel contenuto funziona. Cioè, ad esempio, io so che se mi mettessi a fare scherzi a mia mamma per 3 giorni di fila uscirebbero content per praticamente tutta l'estate, ma non sono contenuti che personalmente mi appartengono e di conseguenza faccio fatica a registrarli. Quindi se io devo fare una cosa vorrei farla perché mi piace farla. Ecco perché vi porto My Hero Academia, ecco perché vi porto giochi che magari non fanno neanche tanti numeri, ma come dico anche nella mia canzone, raga, fotte sega dei numeri, lo faccio solo per la mia gente. Fotte sega dei numeri, lo faccio solo per la mia gente. Non mi interessa altro, guys, ok? Perché? Perché attualmente sto puntando su un progetto che si chiama Vita, ok? Quindi, casa, famiglia, amici, hobby. Raga, io sono abituato ad andare in palestra, sabato e domenica d'estate andare al mare, e io non posso rinunciare a tutte queste cose, o perlomeno posso rinunciare a queste cose per un periodo di 2-3 mesi, ma poi non ce la faccio più, raga. Per
perché poi inizi a sentire proprio la mancanza di ciò che realmente ti appartiene. E così, raga, io mi sono tirato indietro da questo progetto villa e ho detto: guardate ragazzi, io purtroppo non posso esserci, perché questo progetto va troppo oltre quello che voglio fare. E un'altra cosa, raga, io vi chiedo scusa se in live ho volontariamente ignorato le vostre domande inerenti a questo discorso, ma probabilmente voi capirete la situazione, non avevo piacere nel rispondervi, anche perché finché la cosa è abbastanza fresca e quindi sei un pochettino deluso, magari potresti dare delle risposte che potrebbe ferire qualcun altro, e quindi eviti per non fare bordello. Quindi ora che la cosa è abbastanza metabolizzata e quindi ho, diciamo, oramai ho realizzato e ho ben capito qual è la situazione, diciamo che posso dirvi, penso che oramai sia abbastanza chiaro, che il progetto O non esiste più, e quindi insomma pazienza, raga, nel senso mi dispiace, perché ovviamente è un progetto a cui io personalmente puntavo, dove sicuramente avrò sbagliato anche io, raga, perché io non sono esente da nessuna colpa, anzi, magari sono quello che ha sbagliato di più, però diciamo, raga, che i miei sbagli e le mie scelte non sono mai state condizionate da qualcun altro, ma sono state condizionate da quello che io voglio dalla vita. E quindi attualmente la mia età e la mia voglia di uscire dal contesto casa, perché raga, obiettivamente io voglio uscire da questa casa, ma non per andare in un'altra villa segregato. Voglio avere un mio spazio, una mia intimità, un mio contesto personale. Ecco, magari un mio studio, tutta una cosa un po' particolare di cui realmente, raga, sento il bisogno. Sono anche consapevole del fatto che se io avessi continuato a seguire una determinata strada, probabilmente ora farei molti più numeri, di conseguenza anche molti più soldi. Però, raga, io ve lo ripeto, nella vita, personalmente, nella mia vita, ok, mettiamo nella mia vita, numeri e soldi non contano poi così tanto come le persone che ti stanno vicino, come la propria vita. Sì, ok, mi piace vedere un video che mi fa 100.000 visualizzazioni, ok? Fa piacere a tutti, è bellissimo, ti fa capire, ti dà la voglia, no? Ti dà la carica. Però, raga, c'è una frase che dice J-Ax in una canzone. Quando corri per vincere non vedi quello che perdi. Quando corri per vincere non vedi quello che perdi. E questa, raga, è una frase che io vorrò tatuarmi, perché io ho fatto questo discorso per tanto tempo. Ho praticamente ignorato tutte le persone che mi erano di fianco, tutte, chiunque, regà, famiglia, fidanzata, tutti, regà, e tiravo dritto su YouTube, tiravo dritto, per carità. I risultati li ottieni e lo sai che li ottieni. Stai correndo per vincere, però che cosa stai perdendo? Raga, questo è il mio pensiero. Però lo ripeto, ci tengo comunque a ringraziare queste persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, che per quanto poco sia durato è stato comunque bellissimo. Mi sono divertito, ci siamo voluti bene, cioè, fine, sostanzialmente questo è, e sono un po' dispiaciuto, è ovvio, raga, perché sei dispiaciuto, perché quando vuoi bene a delle persone e passi volentieri del tempo con loro, ma soprattutto quando passi giorni interi, per praticamente un anno intero, con le stesse persone, a una certa ti diventano un po' come fratelli, no? Perché passi tanto tempo con queste persone e non lo so, ragazzi, non so cosa dirvi, niente, tutto qui, sono solo un po' dispiaciuto per come è andata, tutto qua. E niente, penso che sia veramente tutto. Ciao a tutti.